Intanto facciamo una croce celtica per capire questa persona a che punto è nel suo viaggio, nei tuoi confronti ovviamente, o se emergono altri aspetti della sua vita. Al centro di tutto, vediamo cosa c'è. Esce questa carta, un 8 di bastoni. Sembra stiano accadendo molte cose in fretta. C'è anche qualcosa che ha a che fare con un'energia di contatto, la voglia probabilmente di vederti, di contattarti, di fondamentalmente, secondo me, cioè far sì che ci sia una sorta di collegamento, ma anche con un ritorno, cioè non un messaggio solo di andata, ma con qualcosa che sicuramente torna indietro. Cosa glielo impedisce? Il 9 di Pentacoli. O è un orgoglioso personale che vuole fare comunque il single perfetto, diciamo, ecco, la persona che vuole stare da sola o sa che non ci sono le condizioni, come dire, ecco, per una riunione, per mettervi insieme, quindi dice alla fine la contatto per dirle che cosa? Esempio, che non lascio mia moglie. La contatto per cosa? Per dirle che i problemi per cui ci siamo lasciati ci sono ancora adesso. Oppure potrebbe anche significare che glielo impedisce il fatto di vedere te orgogliosa, che comunque vede che ti vivi la tua vita, come dire, ecco, cercando di cogliere il meglio degli aspetti della vita, no? Forse a volte anche fare buon viso a cattivo gioco, o vedere il bicchiere non solo mezzo pieno, ma anche mezzo pieno di cose buone. Per cui molto meglio quel bicchiere mezzo pieno e quel vuoto è necessario per quel bicchiere mezzo pieno, perché forse sarebbe troppo il troppo pieno. Va bene, vediamo cosa c'è nel suo inconscio, il mondo. Beh, direi che non so se riuscite a vedere qua la posizione di tutte le carte. A me sembra che questa persona, nella sua parte inconscia, cioè il suo sé reale, voglia arrivare a un punto, a un termine, alla fine di qualcosa. Potrebbe essere la fine delle schiavitù, la fine di qualcosa che lo tiene anche prigioniero. Credo questa persona stia arrivando quasi al capolinea, o dentro di sé debba arrivare al capolinea. Sta viaggiando, sta andando nella direzione di si ferma l'autobus, è la stazione degli autobus, cambia autista, domani è un altro giorno, fallisce la compagnia e compagnia cantante. La fine. Il mondo parla di una fine, fine di tutto, fine tombale. Probabilmente la parte inconscia potrebbe parlare anche di una fine dell'ego che viene scambiata per una fine di un io, cioè di una pseudo interiorità, che invece sarebbe magari l'orgoglio, questo ostacolo. Cosa si vede invece? All'apparenza abbiamo qua un paio di spade, quindi potrebbe essere una persona che orbita. Potrebbe essere anche qualcuno che ti osserva o guarda le tue stories. Non dico che mette dei like, ma è lì che vuole capire. La spada. Oggi ho scelto questo mazzo di carte. Voi sapete, spesso ve lo dico nelle stese, mi sento ispirata a prendere un mazzo anziché un altro. Generalmente il paggio di spade è un paggio con una spada comunque sguainata, comunque diciamo con la punta alzata. Qui si vede il fodero della spada, scusatemi se non conosco il nome del fodero della spada, si vede anche che questo paggio è nell'atto di porre questa spada in una condizione di resa, come dire, ho osservato, ho smesso di osservare. Può darsi che, come posso dire, per esempio, no? Ho smesso di osservare significa, all'atto pratico, poi vedrete voi nel vostro caso specifico cosa, anzi, se vi va lo potete anche scrivere nei commenti. Per esempio, una persona che guardava le vostre stories su Instagram, su Facebook, su 50.000 tecnologie diverse, no? Mentre magari prima, che so, o commentava
sapete, ci sono anche quelle stories dove tipo su WhatsApp uno sa chi è che ha visto le proprie stories, no? Magari uno le vede, non mette like, non commenta, non fa niente, si fa solo gli affari degli altri. Come potrebbe anche significare, tipo, un mio ex che viene in palestra, prima mi guardava con la coda dell'occhio per vedere se io lo guardavo. Penso che adesso abbia capito che i nostri sguardi non si debbono incrociare, perché a me non me ne frega proprio niente. Quindi che questo giochino, quantomeno con me, non funziona. Fai conto che quindi potrebbe significare una roba di questo tipo. Cioè, io ci sono, significa io ci sono, però non ho più bisogno di capire una verità. Non metto in atto comportamenti per capire delle cose, per capire se ho ragione o se ho torto, perché ho bisogno di conferme, di provocarti per vedere tu che fai. Cioè, ti guardo per vedere se tu ammicchi o ti dico una parola per vedere tu se mi rispondi bene, se mi rispondi male, se non mi rispondi proprio. No, smette, ha smesso, questa settimana smette di, sicuramente all'apparenza, quantomeno all'apparenza, diciamo, ecco, di fare l'osservatore. Ho guardato la stories, come ne guardo tante, è partito, è andato il dispositivo da solo, non è che stavo attenta a vedere, come anche se fosse qualcosa di questo tipo. Vediamo in un recente, più o meno recente passato, cosa si vede qui di importante che oggi dobbiamo prendere in considerazione rispetto a te e a questa persona. Qui c'è un 8 di coppe, beh, c'è stato un abbandono. Quindi qualcuno ha lasciato qualcuno, o potrebbe anche significare che cioè, questa persona vi abbia abbandonato prima di essere abbandonabile, giustificatamente abbandonabile. Qui abbiamo la radice quadrata di infinito. C'è anche un'altra formula, come ci sono alcune formule che corrispondono a, diciamo, ecco, la formula algebrica, come dire, ecco, dell'amore, no? Può darsi che questa persona, io adesso non voglio, come dire, ecco, banalizzare quelle che sono l'algebra quantistica, alchemica, piuttosto che, Volevo semplicemente rilevare un dato, che forse questa persona razionalizza troppo i sentimenti e ha trovato logico, magari, ecco, un certo criterio di abbandonabilità, o forse tu vibravi abbandono, ecco che magari questa persona in passato forse probabile che ti ha lasciato, è fuggito, no? Scusate, c'erano le sirene, quindi ho dovuto interrompere la registrazione. Quindi poi io, sapete, la sento già che si avvicina e vado in ansia perché vorrei finire la frase prima che passi da qui sotto, no? Va bene. Quindi scusatemi se a volte devo fare queste rincorse. Invece no, mi devo fermare prima. Forse è meglio che mi fermo prima. Allora, quando già la sento molto lontana. L'otto di coppe, ti dicevo, significa che questa persona tende o ha in passato razionalizzato i suoi sentimenti, ritenendo che fosse conveniente abbandonare il campo prima di buscarle, probabilmente, o prima che magari tu ti rendessi conto della sua abbandonabilità. Ora, potrebbe anche significare che magari della sua abbandonabilità tu ti sia resa conto. Infatti, qua abbiamo il 9 di spade. Diciamo che, per esempio, se tu non ci hai dormito la notte, sei stata a pensare, notti insonni, guarda un po' questa ragazza come è messa, no? Come è messa lì che non può dormire, che si tiene la testa, dice: mamma mia, veramente io questa cosa la devo capire, sta magari a vedere gli interattivi del mio canale, chissà di quanti altri canali. Fondamentalmente, no? È come se, in realtà questa cosa probabile che a te ti ha messo invece sul chi va là. Dice: aspetta un attimo, aspetta davvero, aspetta, fermi tutti, fermiamo la musica, fermiamo la giostra, chiudiamo il Luna Park, basta giocare, perché la mia vita non è un gioco. Ed è lì che ti è venuto il dubbio, no? Perché questa persona mi ha lasciato così, senza spiegazione, su due piedi, perché si è fatta questi calcoli? Perché?
da parte tua. Questa persona invece si è fatta questi calcoli. Probabilmente, diciamo, ecco, penso che ha preso palo perché, cioè, magari ecco tu anziché ri rincorrerlo, quindi fare il chaser, magari invece ti sei fermata a riflettere, ti sei fermata a pensare, passato tempo a cercare di capire perché erano successe determinate cose, e quindi non gli sei corsa dietro, che era un po' in un modo, dice, l'abbandono, non gli do le spiegazioni, così mi rincorre, mi chiede le spiegazioni finché non gliele do, e passa il tempo e lei nel frattempo si prende sempre di più, solo solo, dice, perché ha investito tempo, ha investito energia, ha speso, insomma, ecco, ho drenato, no? Ho fatto drenare delle energie sue verso di me. In certi casi si può chiamare anche vampirismo, no? Allora, vediamo un po' dove sta andando. Quindi eravamo tra abbandonabilità, voglia di contattarti, e vediamo invece dove va questa persona. Dove sta andando questa persona? Ah, asso di bastoni con quattro candele sotto. Sono quattro candele che, a proposito di bastoni, mi ricordano anche un 4 di bastoni. Cioè, come se ci fosse un asso di bastoni che sottintende un 4 di bastoni. Mentre il 4 di bastoni è proprio la carta che celebra l'amore, parla di rapporti animici, di fiamme gemelle, parla quindi di riunione, no? Fondamentalmente, invece, l'asso, che parla di un'attrazione, come dire, ecco, magnetica, irresistibile, è come se questa persona, non ora, ma prenderà gli stimoli e le azioni che lo porteranno nella direzione della riunione, tipo Regina di Spade, il tuo essere ferma praticamente, cioè quindi la tua fermezza e la tua freddezza, direi. La tua fermezza e la tua freddezza. Sì, e probabilmente il fatto che lui si è reso conto dei motivi per cui tu hai usato l'intelligenza, non ti sei fatta, come dire, ecco, scusando il termine, infinocchiare da questa sceneggiata che magari ha fatto lui, questa messa in scena, no? Il sette di coppe, tutto quello che aveva messo in scena in favore di una tua riflessione. Dice, piuttosto non ci dormo la notte, piuttosto apro delle questioni, delle indagini a modo mio, ma voglio capire, voglio, accetto di essere stata lasciata, vedova, che è morto, qualsiasi cosa accetto, perché la Regina di Spade è la persona che accetta, come dire, ecco, di perdere il marito, perché non è che se uno muore lo può tenere in vita, quindi la stessa cosa, se uno se ne va, io accetto questa scelta, ma io voglio capire, non perché glielo vada a chiedere, perché voglio capire io sulla mia mente, la mia intelligenza, capite le ragioni da parte tua, e lo sbolognamento, mantieni, come dire, quel punto, la freddezza, questo tuo atteggiamento evidentemente gli fornirà degli stimoli. Allora, forse ho messo le carte male, boh, non lo so, ora vediamo, infatti le avevo messe male, eccole. 2 e 3, infatti. Allora, vediamo il punto adesso. Quali sono le varie influenze in questa ascesa? Però io, siccome stiamo facendo questa croce, questo lo devo spostare dall'altra parte perché le carte le devo mettere qui. Quindi vediamo un po' che influenze ci sono adesso. Abbiamo un mago, abbiamo una papessa, abbiamo un 5 di bastoni e infine abbiamo un 4 di spade. Allora, fondo mazzo, c'è una regina di pentacoli, quindi stiamo parlando comunque di qualcosa che va materialmente a costruirsi anche sul piano 3D, sul piano materiale, quindi di questo mondo. Qua non stiamo parlando di una relazione che è solamente, diciamo, ecco, idealizzata, una relazione, come dire, ecco, come possiamo dire, no? Platonica, ok? Ma proprio che porta, fondamentalmente, diciamo, ecco, che abbellisce anche non solo l'anima, voglio dire, ma forse neanche dovevo dire questa cosa, ma abbellisce proprio la vita del quotidiano, che fa stare bene, che dà sicurezza, che dà solidità, Una bella solidità. Cioè, c'era una pubblicità che diceva queste cose.
Le influenze del momento, quali sarebbero queste influenze? Abbiamo intanto il mago che parla di prendere l'iniziativa, ma è ancora un prendere iniziativa di uno che vuole armeggiare perché se la sa cavare, perché è un po' manipolativo, un po' faccio tutto io, so tutto io, gestisco tutto io e sono più capace. Sono più capace, più in gamba di te. Ma il mago è anche la carta che dice creo la vita che voglio e lo faccio come voglio anche, no? Cioè non in senso di un menefreghismo, creare la vita che vuoi e avere anche gli strumenti dei non condizionamenti rispetto ai condizionamenti, ok? Infatti ci sono tutti e quattro gli elementi. Quindi direi che dal suo punto di vista è chiaro, non è una storia chiusa. Per quanto invece riguarda le persone del vostro entourage, invece abbiamo la papessa. La papessa in posizione di le influenze esterne, amici, parenti, eccetera, eccetera, no? Diciamo queste non sono molto esterne, perché direi che in questo caso sono influenze interne. Influenze animiche, a dire la verità, perché quando c'è la papessa, in modo particolare in questa posizione, che dove noi andiamo a parlare di ciò che metti che questa persona ha tutto un atteggiamento egoico, porta una maschera, ma adesso evidentemente c'è qualcosa dentro che implode, anima, che chiede di essere in qualche modo vista, di essere in qualche modo ecco sentita. Infatti in questo caso, diciamo, con la papessa si può considerare diciamo l'influenza dell'impronta dell'anima, il sé più profondo, ma anche il sé più vero, la storia d'origine della propria anima, quindi è influenzato da chi sono io veramente. Se si trova in certi momenti in silenzio, come lì, no? Che non è che si capisce il silenzio, ma da osservatore, sta cercando, li sente dentro di, cioè non li vede più all'esterno, gli aspetti legati a una verità, è vero, è falso, ho capito Lampione, ho capito Patatoni, no, la verità adesso è dentro, cioè solo l'anima gli può, la sua anima, che poi sarebbe pure la tua, parliamoci chiaro, lo aiuta a trovare le parole che può dire a se stesso, che lo condizionano, non è la condizione, che lo influenzano in questo caso. La parte, sì, diciamo che forse la lotta, in questo caso potremmo dire tra ego e anima, infatti lo porta ad avere paura dello scontro, paura di questa relazione molto sfidante, paura di non farcela, paura di non essere all'altezza, paura di non essere abbastanza, paura di dover rifare tante cose da capo, tante paure. Dice, se quello che lascio, alla fine mi ci sono anche abituato per essere competitivo per un nuovo progetto, per una nuova vita, non mi porta ad averla migliore di quella di prima, ma sarebbe un accomodamento, allora tanto vale che se sto bene così mi resto così. E infatti è tutto qualcosa che va sanato, che va guarito. Fondamentalmente il punto è proprio questo, cioè siamo in una siamo nella condizione in cui questa persona a volte anche si sfinisce col troppo pensare, quando va troppo nel mentale, va talmente nel mentale che forse arriva a fare pure le 5, le 6 di mattina in certi casi, oppure si addormenta alle 9 di sera proprio perché si è fritto direttamente il cervello. Infatti qua vedi abbiamo anche una clessidra che dice un tempo che sembra non passare mai, sempre a fare gli stessi pensieri, a rimuginare, e lucubrazioni mentali a più non posso, fino a che si disattivano tutti questi pensieri e non hanno più questo effetto di non farlo dormire, cioè è come se uno si esponesse alla gente per la quale prova una certa avversione o allergia, fino a che non c'è più bisogno di provare né quella avversione né quella intolleranza o addirittura allergia. Tolgo le carte. Andiamo alla nostra stesa classica, quella che ci vede quasi, non dico sempre, ma quasi tutte le settimane.
Allora, le nostre nove carte di lui, di lei. Facciamo che la parte rosa è quella, aspettate che non vedo l'inquadratura, è quella del femminile, la parte facciamo già è verde, è quella del maschile. Scusate, la vedete? Sì, penso di sì, forse così si vede meglio. Va bene. Allora, andiamo a tirare giù le nove carte. Taglio del mazzo. Allora, guarda, 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 è un momentino un po' particolare per il percorso di tutti quelli che diciamo sono allineati, se si può dire così, a questa frequenza. Io andrei oggi a iniziare la nostra lettura dall'ultima carta, che è quella che ci parla di un contratto d'anima tradito, di pugnalate alla schiena. Perché questa è una carta che ci dice la direzione del vostro rapporto, no? E ve lo dico subito, prima di vedere tutto il resto, sembra esattamente questo, che fondamentalmente, diciamo, ecco, state andando a saldare dei debiti karmici legati anche, soprattutto all'aver tradito qualcosa del vostro patto d'anima in passato. Quindi è come se lui si è sentito tradito, tu ti sei sentita tradita, magari in momenti, luoghi e condizioni diverse, e adesso state andando nella direzione di saldare questi debiti karmici. Diciamo che dopo aver fatto questo, parliamoci chiaro, potreste anche decidere di evolvere o nella direzione, diciamo, ecco, di una riunione. Quindi potrebbe essere questo qui il primo bivio possibile, o l'altra parte del bivio potrebbe portarvi a decidere proprio letteralmente di evolvervi, sì, per un'evoluzione della coscienza, eccetera, eccetera. Quindi penso che principalmente la decisione sarebbe la tua, del femminile in questo senso, diciamo, ecco, verso una propria evoluzione spirituale. Ma non andando verso la resa, che sarebbe l'opzione del primo bivio, ma andando verso la rassegnazione, che sarebbe il secondo bivio. Cioè, dice, io faccio il possibile per elevarmi spiritualmente in questo senso, dice, però fondamentalmente lo scopo qual è? Stare in pace. Mi rendo conto che probabilmente stare insieme a questa persona forse non è molto pacifico. Per cui non ho, diciamo, non mi pare di avere molte scelte. E davanti a tutto questo è chiaro che comunque la direzione in definitiva è quella comunque di un tradimento del patto d'anima, quindi te lo devo dire, quindi cerchiamo di fare un pochetto di attenzione perché sembra che stiamo andando, non dico verso un deragliamento, non è un deragliamento perché non si deraglia in questi percorsi, diciamo che più che deragliare si fa una deviazione. Si fanno dei giri immensi e poi si torna, come cantava la canzone, adesso non mi ricordo di chi, di Venditti. Ok, adesso che vi ho detto questa roba qui, torniamo alla nostra lettura. Quindi la prima colonna, quindi questa e questa carta, ci parlano dell'energia dell'amore, che, ve lo ricordo, non è un'energia dell'amore in senso né platonico, ma proprio in concreto, sia per quanto riguarda anima, sia per quanto riguarda ego, quindi è un po' l'uno e un po' l'altro, è questo mix, in maniera tale che possa essere anche comprensibile per noi, come dire, ecco, comuni mortali, persone, diciamo, semplici, parliamo così, ma queste persone semplici saremmo anche noi che siamo in un percorso di fiamme, no? Abbiamo qua la scala, quindi la scala sarebbe anche, diciamo, ecco, la sensazione che ha il femminile è che il tuo partner o il tuo gemello debba fare delle cose per tirarti su o per incoraggiarti
e non ti senti particolarmente incoraggiata, allo stesso tempo ti senti in colpa e questo ti porta anche ad avere sfiducia, di non essere all'altezza di questo compito di fiamma, di non saper risolvere questo algoritmo, questa cosa come se fosse tutto comprensibile, capibile o legato sempre a un compromesso mentale, parliamoci chiaro che è quella alla quale siamo sempre abituati. E infatti, vedi, poi questo ti porta dove? Lì. Il gemello che ci arriva con una carta di un'intensità direi anche estrema, che è quella del drappo rosso, diciamo è come se lui sentisse di essere in uno stato di allerta dal punto di vista, diciamo, interiore, dal punto di vista animico. Che lo fa sentire agitato, preoccupato, lo fa sentire anche come chi corre qualche rischio rispetto al fatto che tu non sei una persona buona per lui. Suoniamo le campane, suoniamo le campane. Sveglia, sveglia, sveglia. Perché vi dico questo? Signori miei, vi devo dire questo perché, ripeto, tutte e due andate lì. Ora, questo maschile, perché questa è l'energia del femminile, dove tu ti puoi ritrovare in tutto o in parte, anche lì dove ti dico in parte, sappi che quell'in parte è quello che tu vibri e porti in manifestazione nel 3D del tuo gemello. Quindi, tu non ti senti all'altezza dessa scala, è troppo pesante, è troppo irta, eccetera, eccetera. Cosa arriva al tuo gemello come vibrazione? Dice: ok, questa non è la persona giusta, che in fondo è il tuo retropensiero, che è mascherato da non ci riuscirò mai, ma in fondo significa mi sento scoraggiata dal fatto che non mi sento supportata, sostenuta, quindi non ce la farò mai, non è la persona giusta, perché ho bisogno di qualcuno che mi supporta, che mi porta con la manina. Se non mi porta con la manina, almeno mi dice, mi manda la posizione, mi fa capire come devo andare avanti. Ti senti un attimino abbandonata a te stessa. E quindi dice, non è la persona giusta, forse non è neanche il mio gemello. Ecco che lui cosa porta in manifestazione? Un atteggiamento di chi sembra agitato, forse nervoso, scontroso, e dice: ma questa che vuole? Per farla breve, ovviamente, non, magari non prendetela troppo didascalica. Va bene, andiamo a vedere i blocchi di questo femminile, che hanno a che fare con un passaggio. È un passaggio legato a un blocco comune, un blocco karmico. Diciamo che per superare questo blocco, onestamente, serve anche il tuo gemello, parliamoci chiaro. Quindi questo è un blocco probabilmente totalmente legato a sto gemello qui, eh? È anche un blocco che ha lui, parliamoci chiaro. Quindi ce l'avete entrambi, uguale, preciso, spiccicato. Quindi o lo fate entrambi che superate un certo blocco karmico, oppure diciamo, ecco, non si può andare avanti. E quindi torniamo ancora a viene tradito il patto d'anima. Questa persona invece, come blocco, ha l'aver perso, come dire, ecco, la stima, l'ammirazione, no? È come se lui non si sentisse più speciale ai tuoi occhi. È come se sentisse che tu non vuoi andare più in intimità con lui. C'è come una sorta di un dialogo tra sordomuti, quindi un'atmosfera tesa, mai distesa, e quindi non va, non va. C'è questo tipo di blocco, dice, è troppo tempo che c'è tensione, è troppo tempo che ci stanno arrabbiature, è troppo tempo che ci stanno discussioni, è troppo tempo che è sempre alla stessa maniera. Ancora una volta. Come mai è troppo tempo che stiamo sempre sullo stesso punto? Io per prima mi riconosco che effettivamente potrebbe essere così. Quindi, oltre all'ammirazione perduta, in un certo senso è come se il,
perde anche l'interesse, no? Quando dicevamo si va a bloccare pensando che non sia la persona giusta. Che è un po' anche quello che in fondo vibri tu. Lui non è la persona giusta. Devo perdere interesse perché non so come risolvere questo, non so come ci devo arrivare a sta riunione. Non so neanche se mi piacerà sta riunione. Andiamo a vedere adesso proprio gli aspetti karmici, anche se qui abbiamo già visto che avete dei blocchi karmici che sono comuni, no? E che dovete attraversare assieme, che per ora vi bloccano. Magari non avere fiducia nell'altro, anche no? Questa mancanza di stima, paura di non piacere, paura di non essere abbastanza, paura di essere sbrognabile in qualsiasi momento e non comprendere che questo invece fa parte del percorso. Allora, che brutto però, eh? È veramente brutto. Vero che uno lo deve bruciare, che poi tante volte muore finché non hai più paura di morire, che sono quasi delle mortificazioni, se non addirittura delle vere e proprie mortificazioni, nuclei di morte. A una certa risorgi dalle ceneri per poi passare qualcos'altro. Allora, parlavamo di questi blocchi karmici. Da parte tua ci sono questi flashback del passato, capito? Quando ti dicevo fermi nello stesso punto, sembra proprio che il punto sia quello lì, no? Che diciamo che ci sono dei ricordi che sono negativi, che ti vengono sempre davanti agli occhi, che te li metti sempre davanti, che appena c'è, come dire, ecco, che lo stai mettendo davanti a tutto. Quindi potrebbe anche significare che forse, apro parentesi e la chiudo, un errore potrebbe essere l'essere fermi lì su qualcosa che è successo e magari pensare che debba esserci un chiarimento o delle scuse perché una cosa irrimediabile è stata fatta e si è rotta e ha portato anche alla rottura. E quindi vedere le motivazioni e stare sul punto delle ultime motivazioni che vi hanno portato alla separazione. Significa fondamentalmente per te, non per lui, perché magari lui pensa, dice io l'ho lasciata, ma invece magari tu pensi è solo sparito e manco te l'ha detto, per dire, no? Quindi rimanere sui ricordi del passato non ti fa stare nel presente. Non ti fa vedere, per esempio, che quella persona, che so, magari ti sta cercando, magari ti vuole vedere, magari fa delle cose, no? Che l'avevamo visto la settimana passata. Per lui, invece, l'aspetto karmico ha a che fare con una seconda possibilità. Probabilmente, magari è successo che vi siete lasciati diverse volte, no? E quindi probabilmente lui pensa che l'ultima volta che vi siete pseudo riuniti è stata l'ultima possibilità che tu gli potevi dare e lui magari non l'aveva capito o sul momento non ci ha manco pensato. E quindi quella possibilità che era stata vissuta nella relazione, lui dice era l'ultima possibile. Quindi dal momento che è quella roba lì, le condizioni non sono cambiate, non sta cambiando niente, mi sembra sempre la stessa solfa. Diciamo che conviene andare avanti e non guardarsi più indietro. E questi sono i vostri blocchi karmici, no? Quella è stata l'ultima volta, è inutile guardare indietro, vado avanti da solo, tradendo il patto d'anima. Tu i flashback del passato ce li ho sempre davanti, non si sistema niente rispetto ai motivi per cui si è rotto. Quindi se non si mettono insieme i pezzi, come si ci mette l'acqua adesso vaso e i fiori? Non è possibile. Quindi è quella c'è proprio sta roba che va bruciata, tutta sta roba va bruciata. Come si brucia? Come si brucia? Ognuno lo sa da sé come si brucia. Come? Boh, ognuno si deve fare il proprio falò in questo senso. Ecco perché si chiamano fiamme. Vorrei prendere una boccata d'aria in questo momento, va bene. Andiamo alle ultime due carte. Una parla di indecisione e l'altra parla di amore. Tra l'altro 17 e 18 sono pure consecutive. Stiamo arrivando all'apprendimento, cioè cosa state imparando e quindi di conseguenza cosa state bruciando, arrivando a delle nuove consapevolezze, ok? Allora,
Per te, o perlomeno per il femminile, perché generalmente se tu sei qui a vedere questi video, sei probabilmente tu sei in un'energia prevalentemente femminile. Cosa stai imparando? Che devi fare il punto sui tuoi bisogni, sui tuoi desideri, perché probabilmente queste cose non ce le hai chiare neanche tu, e quindi sto gemello non sa più su quale piede ballare. Questo, diciamo, ecco, genera quest'ansia, quest'ansia, ok? Quest'ansia qui. Quindi, diciamo, in qualche modo è come se qualcosa deve prima implodere e poi esplodere. Comunque deve venire fuori l'indecisione. È come se qualcosa ti trattiene, ti senti tirato tra due cose, no? Ma non sono due persone, tra crederci e non crederci, c'è questo combattimento che devi imparare, lo devi anche bruciare, questo combattimento. Quindi significa che potrai decidere di tradire il patto d'anima, ok? Quindi per qualcuno può valere sta roba, oppure fidarti di quello che sei, connetterti anche tu con la tua anima. L'avevamo visto nel gemello, c'era spuntata la papessa, non abbiamo visto te. Vedi di, in qualche modo, ecco, di non anestetizzare la tua anima per non fare in modo che questo ego resistente prenda il suo posto. Vediamo lui che arriva invece con l'amore. C'è, diciamo, ecco, lui che sta un po' capendo che dei sentimenti li ha, ok? E che, diciamo, ecco, se le cose sono andate male o per come sono andate, c'è un principio di responsabilità in tutto questo. È come se questa persona sta imparando o ha bruciato che, diciamo, se le cose vanno bene o vanno male, è anche una sua responsabilità, per dire, no? Quindi, cioè, una persona per essere amata, comunque, fiamma o non fiamma, deve essere amabile, ok? Quindi deve essere anche, o dimostrare gratitudine e felicità per avere quel partner vicino, diciamo, no? Quindi elevare il proprio, questo rapporto a un legame speciale. Lascia perdere fiamma o non fiamma, no? Quindi dargli valore, riconoscergli quel valore, fare capire che uno ci tiene, giusto? Quindi il punto è questo, diciamo, ecco, se anche da parte di questa persona ci sono i dubbi, no? Da te ci sono i dubbi, di riflesso anche questa persona ha i dubbi, bisogna lavorare e bruciare molto per ritrovarsi eventualmente. Ripeto, forse c'è qualche dubbio rispetto, in modo particolare, ecco perché tu sei indecisa, sul fatto che questo gemello possa essere stato davvero coinvolto in passato. Se è stato davvero sincero in passato, se i sentimenti che ti ha detto, che ti ha confessato, erano veri o erano semplicemente millantati. Probabilmente tu devi bruciare tutte queste cose e comprendere che tutto, in ogni caso, era una maschera. Perché ancora quella persona si doveva svegliare e rendersi conto che anima ancora ci deve arrivare a quello. Ok? Ma è necessario che tu arrivi invece a quel punto prima di lui. Se no lui non ci potrà mai arrivare, il maschile, se tu sei ovviamente nel femminile. Stiamo così questa settimana. La solfa è questa. Direi che è un momento molto delicato. Qualcuno ce la farà, qualcun altro non ce la farà, ve lo dico. Tolgo queste carte. Rieccoci qua. Ed è passato qualche giorno, vi dico la verità, sono passati un paio di giorni da questa stesa che avete appena visto. Io stessa sono rimasta esterrefatta. Non dico che non me l'aspettavo, perché io non mi aspetto niente quando sto per stendere le carte. Sono assolutamente, diciamo, ecco, in stato ricettivo e non ho, diciamo, ecco, aspettative né in positivo né negativo, sono totalmente neutra. Solo che alla fine della stesa la mia neutralità, essendo io stessa fiamma, diciamo, ecco, è andata a farsi benedire. Io stessa mi sono, come dire, ecco, posta davanti a me delle domande, una sorta di autoesame, dove mi colloco io in questo momento, effettivamente, anche in relazione proprio a quello che
abbiamo appena sentito, cioè io l'ho sentito 2 giorni fa, voi diciamo lo sentite in continuità, nelle stese delle carte che avete visto. Ed è un grande giro di boa. Direi che le opzioni sono due. E forse sì, dobbiamo neanche sentirci in colpa se in questo momento Anima chiede, come dire, ecco, di avere un atteggiamento forse anche più conservativo. Se, cioè, il percorso delle fiamme gemelle sicuramente ti aiuta a vincere tutte le paure, tutte, a diventare una specie di Highlander. Però non significa passare dalla vigliaccheria alla codardia, al passare praticamente alla presunzione, all'arroganza, al non considerare ciò che è pericoloso, ciò che può essere grave, greve e compagnia cantante. Diciamo, ecco, la misura comunque delle cose rimane quella, altrimenti una persona perde anche il contatto con la realtà, no? Facciamo fluire, come vi dico spesso nei consulti personali, no? Quando arriva questo tsunami, non scappiamo, non affrontiamolo, non cerchiamo salvataggi, non cerchiamo scorciatoie, semplicemente facciamoci attraversare sapendo che non saremo vittime di questo tsunami, che questo tsunami forse ci porterà, se noi lasciamo che sia, facciamo i morti a galla praticamente, no? Quindi ci facciamo attraversare, lo accogliamo, è un evento, è un fatto, forse ci porterà in un'altra direzione, Forse ci tempererà di più, con atteggiamento fiducioso, se non riusciamo ad avere questa fiducia nei confronti, giustamente magari ecco del gemello, perché giustamente un'onda anomala lascia dietro sé macerie, no? Sappiamo che appena finisce tutto, comunque si può ricostruire. E magari quello che c'era prima effettivamente non andava bene. Infatti siamo qua. Quindi lasciate che sia proprio l'atteggiamento di chi fa il morto a galla sapendo che quell'onda non ti lascerà sotto, ma che riuscirai, come dire, ecco, a utilizzare le tue capacità, diciamo, ecco, di rimanere sospesa tra l'acqua e il cielo senza subirne, diciamo, un danno fisico. Se resisti, come minimo ti stanchi, non puoi avere le forze di affrontare un'onda anomala, giusto? Detto questo, noi ho scelto 4 oracoli, vediamo un po' cosa ci raccontano. Vediamo cosa arriva qui invece. Eccola qua la carta. Non è la prima volta che esce questa carta, cioè ce ne sono talmente tante, uscire la seconda volta la stessa carta da sola, direi, come mai? Come mai? Cambiamo inquadratura, chissà che non sia anche una sorta di indicazione per farci capire che a volte bisogna mettersi da un'altra parte e vedere le cose da un altro punto di vista, da un altro punto di osservazione. Allora, qui abbiamo una carta che ci parla di espressione. Qui parla di soppressione, ma anche di gioia. È una carta che dice, ovviamente, intanto sono oracoli che valgono per te, ok? Di essere libera nell'esprimerti in tutte le forme di espressione possibile,
brilla di gioia, non ti inibire, non sentirti inibita, perché il tuo essere luce toccherà tutti quelli che ti circondano. Non lasciare che le tue paure ti limitino e ti trattengano sempre negli stessi schemi, perché tu meriti di essere pienamente te stessa. E la verità è che il mondo sta aspettando di vedere il tuo modo di essere pienamente te stessa. Noi siamo anima, ma ce lo siamo dimenticato perché la società ci ha diseducati a viverci e pensarci come anima, ci pensa come contenitore, come corpo, che è un aggregato di atomi di carbonio, fondamentalmente. E noi andiamo in cioè la prima io, andiamo in palestra, ci curiamo, ci mettiamo le creme, ci facciamo dei bei ricci, ci facciamo dei bei lisci, ci facciamo la piega, ci facciamo le unghie, ci facciamo un bel trucco, cerchiamo di modificare migliorando la nostra non immagine, il nostro aggregato di atomi di carbonio, pensando che quella bellezza esteriore in qualche modo sia appetibile. Come se noi siamo qualcosa da mangiare, praticamente un piatto di spaghetti o qualcos'altro appetibile, altrimenti non siamo abbastanza appetibili. E a volte c'è pure gente che manco esce di casa per dire, no? Non so cioè, ci sono pure delle malattie legate all'aspetto, no? All'aspetto fisico, adesso non mi ricordo come si chiama, la percezione del proprio corpo distorta. Dismorfofobia si chiama. Quindi siamo in una società nella quale questo aspetto della dismorfofobia è anche in qualche modo incoraggiato. Quante persone, per esempio, vi faccio un esempio, ovviamente senza giudizio, ricorrono che so, alle punturine, perché non accettano quelle labbra sottili? Perché la società dice che le deve avere carnose e mo tutte le dobbiamo avere carnose. Se tu vedi negli anni 20 ce le avevano praticamente quando la bocca dell'uccellino, quindi anche lì, no? Non c'era, come dire, con la punturina nel bisturi, però uno modificava l'aspetto, come dire, ecco, disegnando delle labbra e coprendo tutto il bianco, così come fanno un po' i giapponesi, se vi ricordate, no? Stavo parlando del periodo dei flappers anni 20. Questo per dirvi che cosa? Gli aspetti materici, come gli aspetti dell'immagine, cambiano. Cambiano sempre nel tempo perché fanno parte di un aspetto legato al consumo. Anima non cambia. Anima non cambia nel tempo, non cambia nello spazio, non conosce né tempo né spazio né forma, né la forma del corpo. La forma del corpo non corrisponde all'anima. Quindi una persona anche brutta nell'aspetto può essere bella dentro, perché quel bello dentro è l'anima bella. Tu sei un'anima bella, quante volte l'abbiamo sentito dire? Che non ha niente a che fare con il fatto che una persona è grassa, grossa, c'ha il seno rifatto piuttosto che un'unghia incarnita. Ok? Vero è anche che a volte ci sono delle persone rispetto in relazione a determinati disturbi sociali della nostra socialità. Che patiscono proprio questa roba qui e quindi sviluppano questa, tra virgolette, dismorfofobia. Chi, per esempio, ingrassando a dismisura, l'obesità, cosa significa? Io mi sento rifiutato e allora metto tra me e le altre persone tanto di quel grasso in maniera tale che io non senta quel dolore. E quindi vive il mio rifiuto perché poi non vado al mare. Non mi siedo in pizzeria con gli altri perché tutti se no stanno a vedere quanto mangio, non mi siedo perché ho paura che si rompe pure la sedia, Quindi evito, 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 ok? Quindi vivo pienamente il mio rifiuto. Altro, no? Invece quel senso di abbandono che invece magari ecco nella direzione opposta con una magrezza eccessiva, il non sentirsi visti, considerati e allora uno si lascia andare, si lascia andare, si lascia andare alla bruttezza, comincia a trascurarsi. Quindi da per esempio una persona con l'eccesso di cure per essere accettati, per far parte diciamo ecco per essere diciamo alla moda, diciamo così.
invece l'esatto contrario. Vabbè, non voglio dilungarmi troppo, voglio tornare, diciamo, ecco, su questa espressione, no? L'espressione ovviamente non è quella, è anche quella paraverbale, cioè quella prossemica, come ci si muove nel mondo, no? Anche se uno non parla, lo sguardo, l'espressione in tutti, senza fare chiacchiere, senza fare proseliti. Ti dicevo prima che il nostro corpo è un contenitore che ha un potenziale illimitato e serve l'anima, non soffoca l'anima. Ok? Ovviamente questo corpo è il canale di comunicazione tra quello che c'è all'interno rispetto a quello che c'è nell'esterno. Noi già quando nasciamo vogliamo esprimerci. Ma il punto di partenza dalla quale ci vogliamo esprimere è un luogo di amore. È un luogo che ci riempie di gioia. E ci crea, come dire, ecco, non l'aspettativa, ma il potenziale di una felicità illimitata. Ma è difficile, ovviamente, ecco, riuscirci, perché poi comincia il processo di castrazione, no? Questo non si fa, eccetera, eccetera. Comincia a prendere forma l'ego. Le nostre paure, i rimproveri, le anche sanzioni frenano la nostra espressione innata e mettono costantemente in discussione il nostro vero sé, che invece reclama di essere libero. Quindi questa è una carta che dice onora te stessa. Infatti le carte prima dicevano qualcuno rifiuterà il patto d'anima. Ok, vuoi questo? Che sia così, cioè tu non, cioè, questo forse è un passaggio anche importantissimo, perché per alcuni di voi significa ok, va bene, qualcuno si renderà conto, sì, vabbè, forse effettivamente devi riflettere su questa espressione tra interno ed esterno, ok, giudizi, tutta una serie di cose, anche degli altri, no, il tuo ruolo nel mondo, gli altri cosa possono dire, eccetera, eccetera, rispetto a quello che appaga la tua vera natura, la tua vera espressione, il tuo vero sé, anima. Non mente, non tradisce, non fondamentalmente quella centratura non può essere scalfita da niente, da nessuno, è immortale, quindi non conosce la paura, è impavida, assolutissimamente impavida e disinibita. Con questo cosa intendo dirti? L'idea è proprio questa qui, cioè non solo ricordarti di sé, ma anche rispetto alle letture che abbiamo visto prima, quelle persone tra noi che sentiranno che l'unica cosa da fare è, come dire, ecco, tradire quel patto d'anima, è vero, magari l'abbiamo capito, questa persona è la nostra fiamma gemella, su questo non abbiamo dubbi, e forse perché non sappiamo risolvere l'equazione, forse l'unica cosa che ci viene da dire rifiuta il percorso, rifiuta il patto d'anima, so che è la mia fiamma ma non so come risolvere questa cosa, non mi piace, non mi trovo bene, perché devo stare con questa persona, per esempio, per qualcuno potrebbe anche non mi voglio accontentare, la mia anima non è paga, perché anzi la mia anima non si sente, come dire, ecco, riconosciuta, vista, e forse è l'espressione di quella persona che ha degli atteggiamenti, come dire, ecco, disarmonici, rispetto all'anima, fa capire proprio che invece tu devi essere coerente con la tua chiamata d'anima, no? Quindi che sia così, lascia che sia così, c'è questa chiusura, che sia così, purché tu onori te stessa, no? Questo ti faccia stare bene, questo ti dia gioia, questo ti permette di sentirti non limitata, ok? Né nel tempo né nello spazio, rispetto a cose che evidentemente non servono la tua anima, col corpo, con le espressioni, con le scelte, con tutto quanto. Quindi sii libera, sentiti libera. Questo è quello che ti sta dicendo. Guarda, su tutto metti la libertà, risplendi nella tua gioia. Se la risposta rispetto a quel, chiamiamolo rifiuto d'anima, no? È la gioia, ben venga. Se invece tu rifiuti anima e poi sei triste, apatica, ti chiudi, non vuoi uscire, e che schifo, e che qua, e non ti puoi fidare di nessuno, e compagnia cantante, allora probabilmente quella non è un'espressione d'anima, è un'espressione di ego. Quindi serve la tua libera espressione affinché anche la tua luce possa brillare e tocchi tutti quelli che ti circondano, perché la verità è che anche gli altri che sono nelle
passami il termine, le tenebre, tu sei una fiamma, hanno bisogno di vederlo e tu meriti di essere te stessa. Perciò chiediti come puoi abbracciare la gioia in questa situazione e permetterti anche di sperimentarla. Quali possono essere o quali passi puoi fare per lasciare andare qualsiasi ostacolo e condividere liberamente la tua gioia con te stesso e con gli altri. Quindi prova a trovare queste risposte prima di tutto a queste domande. Andiamo a questo oracolo che ci dice enough. Sei nato e sei nato con tutto quello che ti serve. Quindi sei abbastanza, oppure l'espressione del dire quello che basta. Diciamo che noi stiamo vivendo in un momento in cui cresciamo lontano dall'incarnazione del nostro sé spirituale. Non abbiamo un'anima incarnata, siamo carne. Tante persone nascono veramente carne, anche senza anima. Lo dice Palamidessi, Steiner e anche altri maestri spirituali illuminati. E anche poi, diciamo, in questa illuminazione, direi, forse per certi aspetti lo dice pure il Papa, no? Va bene, perché dalle opere le riconoscerete. Poi chi più di Gesù Cristo ha dato espressione e misura a ciò che la legge e tutti i profeti veramente. Allora, torniamo a noi. La direzione che è lontana dal nostro sé spirituale è compensata da una falsa identità che ci indebolisce, che ci dà meno potere, che ci dà meno autonomia e soprattutto ci dà meno autenticità. Anche se apparentemente viviamo una vita di successo o borghese, ok? Perché queste pretese ci soffocano da dentro. Quindi, cosa succede? Il rischio è quello di viversi una vita di compromessi, di autocompromessi, di cancellature, frantumata dall'interno verso l'esterno, proprio come una villa costruita su fondamenta cave che crollerà. Quindi non potrebbe andare diversamente. Diciamo che per la maggior parte di noi questo è un modello ereditario, no? Che si traduce in un rievocare i modelli educativi di cui siamo infarciti, a volte anche un'educazione che include la negligenza o un'educazione che include abusi o mancanza di risorse, potrebbe non aver nutrito un senso di sé sicuro, con un'intrinseca amabilità, dice non sono degna di essere amata perché mi rimproverano sempre, quindi sono sbagliato, quindi sono dei limiti rispetto alle proprie sicurezze. Per esempio, diciamo, ecco, gli altri che non ti danno il giusto valore, non ti hanno dato il giusto valore, eh? O altri che non sono integri verso di te, a partire, diciamo, dalle persone della famiglia, all'interno della famiglia, come se non se ne accorge nessuno, oggi facciamo così, non se ne accorge, e cominciano ad esserci tutte queste... questi gruppi di mancanze. Anima lo sa, anche se ego vive di compromesso. Anima ha bisogno di essere rispettata. Anima non accetta la mancanza di rispetto, anche se, come dire, ecco, non dà ossigeno all'ego. Ma i contorni di anima sono quelli, ok? Quindi anima non chiede confini, non vuole confini, non deve mettere delle barriere, non deve mettere dei muri, non ha bisogno di affermarsi o capire come farsi riconoscere dagli altri. È un diritto intrinseco che va rispettato, tout court, punto. Ed è degna, è abbastanza, anzi non è solo abbastanza, è il tutto, è Dio. Quindi anima
non può permettere che le proprie ali vengano tarpate, tarpate si dice, forse la parola non è quella corretta, chiuse, ok? Permettiti di mantenere le tue ali distese, ricordati quella cosa di prima, no? E pronte a volare nella direzione della tua chiamata interiore, di anima. Quindi sintonizzati su ogni aspetto della tua vita che non ti sembra giusto, che non ti sembra stimolante, che non ti sembra vero. Quindi fai questo passo in avanti. Anche scrivitelo in un diario. Noi nel gruppo dei gruppi chiusi, noi con gli abbonati ce li abbiamo questi diari. Forse li avete messi un po' da parte. Prima io ve dico la verità. Quindi fermiamoci un attimo, riprendiamolo, no? Riprendiamolo cercando di fare un po' il punto su intanto le domande che vi avevo detto prima e su ogni aspetto della nostra vita che non ci sembra giusto, che non ci sembra stimolante, che non ci sembra autentico. Quindi facciamo chiarezza e teniamo fermo l'impegno verso ciò che è giusto per noi stessi. Quindi identifichiamo ciò che è abbastanza, ciò che è prioritario, ciò che desideriamo rispetto alle aspettative del mondo esterno, rispetto a un riconoscimento anche di anima. Da questo, diciamo, ecco, ne deriva anche un fare rispettare i propri confini. Allora, il fatto di camminare, respirare, di essere fisico, no? A volte ci può sembrare che quello che solamente ci viene richiesto, mantenerci in buono stato di salute, mantenerci in buono stato estetico, noi invece dobbiamo darci il permesso semplicemente di essere. Siamo stanchi, facciamo di meno. Abbiamo sonno, andiamo a dormire. Ci manca il piacere. Fai le cose che ti portano gioia. Sii sempre te stessa. Stai sempre con le ali spiegate. Cioè, devi essere il facilitatore del tuo sé spirituale, non il carceriere. Ecco che quella chiamata d'anima di prima, per alcuni significa in questo momento rifiutare il patto d'anima perché è un patto d'anima prima di tutto. Quando tu rifiuti quel patto d'anima con quella persona, in realtà tu stai rifiutando, come dire, ecco, stai dicendo alla tua anima che non puoi spiegare le ali. Quindi nel rifiutare quella persona confermi, come dire, quella roba lì. Quindi quando tu, come dire, ecco, fai l'esatto contrario a specchio, no? Lo specchio inverso, no? Io rifiuto di non essere pienamente me stessa. Di conseguenza accetti quella persona che è totalmente a pascolo abusivo, magari, no? Rispetto alle regole, chiamiamole regole tra tante virgolette, magari in certi casi non sono regole, sono mancanze, abusi, trascuratezze, per farti vedere che tu hai queste mancanze, abusi e trascuratezze verso te, anima, e magari rispetti solamente i patti sociali. Ok, quindi manca l'autenticità, manca il tuo vero sé. Quindi datti il permesso di essere semplicemente. Senza nulla da aggiungere, non essere il carceriere di te, diciamo ecco, questo luogo di sufficienza intrinseca deve essere tutelato. Abbi rispetto di te stessa, del tuo diritto eterno ad essere tutto ciò che sei, allineando i tuoi pensieri, le tue parole e le tue azioni con la tua anima. Quindi conosci i tuoi confini, onora i tuoi confini, dai priorità al bisogno del tuo sé spirituale di una rappresentazione autentica di te stessa e poi lascia che coloro che non ti rispettano per come sei se ne vadano. Lascia che coloro che non rispettano le tue condizioni che se ne vadano, così che le persone e le opportunità possano entrare. È necessario che se ne vadano, ok? Qui c'è una carta che parla di spezzare le catene del passato. Per te il passato in questo momento è molto importante. Controllo se sta registrando, mi dispiacerebbe. Può bloccarti,
può portarti a credenze errate. Questo è un oracolo delle guide che ti esorta a invitare il perdono nella tua vita, a toglierti certi pesi per sentirti più leggera e a guarire da esperienze negative del passato. Quindi non devi portare questi pesi e questi sensi di colpa, quindi neanche sentirti in colpa perché magari ecco. Non vuoi raggiungere nessun compromesso, quale amore incondizionato verso il mio gemello? Io devo avere questo amore incondizionato prima di tutto rispetto all'autenticità della mia anima che non vuole essere magari ecco, trattata con autosufficienza, con sufficienza. Io voglio essere trattata bene, voglio essere, ok? Quindi se io vedo che il mio gemello non mi ama, la prima cosa che io devo capire è che io non mi sto amando. Che io non mi sto dando abbastanza, che io non mi sto dando abbastanza valore, ok? Non mi sto rispettando. Allora, quindi vederla in questo senso. Stavamo parlando quindi di sentirti più leggera, guarire dalle esperienze negative del passato, non portare questi pesi, non sentirti in colpa se non riesci ad amare incondizionatamente una persona che non si comporta bene con te o che non ti rispetta. Diciamo, ecco, ti devi liberare di queste energie tossiche, rimuovendo ogni resistenza. Fai quello che ti compiace in questo momento, affinché anche possa aumentare il tuo livello vibrazionale. Quindi, quando tu ti gratifichi, ecco che ti senti libera e ti senti pronta. Un mantra: sono pronta a liberarmi da questi pesi del passato. Quindi, l'universo accoglierà questa tua richiesta e sapranno anche indicarti modi per togliere questi blocchi, perché in questo momento quello che ti sta rallentando principalmente rispetto anche a una, chiamiamola possibile riunione con il tuo gemello, diciamo, è anche questo passato. Questi blocchi del passato ti rallentano o ti fermano proprio. Quindi questa situazione, diciamo, ecco, che si è creata, devi avere chiaro che non è stata in nessun modo colpa tua. E diciamo che tu adesso, proprio perché non è assolutamente colpa tua, ti devi liberare di questo senso di colpa che ti tormenta, come se te la sei andata a cercare, come se il tuo gemello si comporta in un certo modo è perché non ti meriti amore, assolutissimamente. Quella persona lì, diciamo che in questo momento ha semplicemente il compito ingrato, di farti capire in malo modo anche certe cose se no non le capisci. Semplicemente questo, ok? Quindi, liberati, sentiti disinibita anche davanti a complessi, sensi di colpa, tormenti, spezza tutte queste catene. Ti vengono inviate quindi energie di pace per liberarti da questo peso del passato. Rilascia i blocchi e poi diciamo ecco, ricordati che la ruota gira, comunque non si rimane bloccati ecco nel passato, smetti di pensare alle cose del passato. Vai avanti, vai nella direzione di cambiamenti radicali, renditi conto che ognuno evolve anche con i propri ritmi e anche liberati da una relazione del passato, dice ma il gemello, quel passato con quel gemello che non è andato bene ci ha portato a questo oggi. Liberati anche da non ci pensare più, non ci pensare più, diciamo, ecco, a tutto quello che non ha funzionato in quel passato, ok? Pensa che invece sei pronta a iniziare bene la tua vita sentimentale, punto, in generale. Quindi nutri la tua pace interiore con questo senso di liberazione, liberandoti dai traumi, dai blocchi, anche se serve con qualcuno che ti possa aiutare. Allora, quindi andare verso sì, questa liberazione. Avevamo parlato anche di, in un certo senso, di perdono. Io mi ero sentita ispirata a prendere queste carte, che in genere comunque toccano il punto del perdono, il cosiddetto Oponopono, non cosiddetto, si chiama proprio così. Qui questa carta che ci ha visitato ultimamente 2 volte, almeno che io mi ricordi, quando vedo un problema nel mondo, quel problema è dentro di me. Avevamo anche scritto nell'ultimo video, mi pare cos'era, problema uguale soluzione, una cosa del genere, no? Quindi stiamo ancora lì. O adesso una cosa simile, insomma, chi l'ha scritto lo sa. Allora, quindi sappi che qualsiasi problema tu vedi fuori,
nelle altre persone, nell'ambiente. Quel problema è dentro di te. Tutto è dentro. Le memorie presenti nella mente subconscia producono delle forme pensiero che creano la realtà. Quindi noi passiamo la maggior parte del tempo a vivere in una realtà creata dalle memorie. Per esempio, se siamo vicino a una persona depressa è perché in noi c'è qualcosa da lasciare andare. Quindi dovremmo correggere in quel caso il dolore del mondo dentro di noi. Non siamo abituati a ragionare in questi termini, neanche a sentire in questi termini. Ecco che neanche capiamo, però anima capisce, si ricorda. Va bene, spero che questi oracoli possano essere stati utili, diciamo quantomeno per non sentirci devastati dopo le carte di prima, giusto? Perché credo che qui abbiamo delle indicazioni molto importanti per superare questa settimana, magari ecco, di impasse. Credo che sia necessaria, perché questo serve, serve esattamente questo. Fatemi sapere nei commenti il tutto come vi risuona. E rispetto a chi partecipa al contest dei 15.000 iscritti, la frase è: mi libero dal passato, mi libero dal passato, mi sblocco, mi libero dal passato, una cosa di questo tipo, va bene, per dare libera espressione al mio vero sé, come anche per ricordarmelo. Io vi saluto, vi abbraccio, vi bacio, vi do appuntamento ogni giorno con un nuovo video. Like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se siete qui per la prima volta e non volete perdervi i prossimi contenuti. Ovviamente, che ve lo dico a fare, io leggo tutti i vostri commenti, vi lascio un cuoricino a tutti quanti, a meno che non scrivete un sacco di parolacce, diciamo, ecco, allora in quel caso è proprio YouTube che vi banna. Ovviamente, perché avesse bisogno di andare a indagare le proprie situazioni personali, vi ricordo, basta mandarmi un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, vi darò le indicazioni, poi voi le leggerete e deciderete cosa fare. Un bacione, alla prossima, vi voglio bene, ciao.